si tratta di una storia d'amore di due giovani ambientata in un paesino delle Marche che si chiama Ripa Transone, a 500 metri d'altezza, all'incirca una decina di chilometri dal mare, da Contamare, quindi posizione ideale per fare sia il bagno d'estate che stare al fresco la sera. Durante questo soggiorno, siamo nell'estate del 1996, quindi 24-25 anni fa, casualmente in un giorno di pioggia, Luca Martini, che è un professore bolognese, professore di storia dell'arte, che trascorre le vacanze in questo paese da sempre, fin da quando era ragazzo con la madre, vede una botola in soffitta e per curiosità va su. Dentro a questa soffitta piena di cartacce, tutta roba chiusa da tanto tempo, trovo un baule pieno di un carteggio, cioè un carteggio che riguarda l'antica famiglia Capponi, che era la proprietaria di questo palazzo. Lui si mette a leggere tutto questo materiale, si fa aiutare dalla ragazza che è innamorata di lui e che si conoscono da quando erano ragazzini, e alla fine scoprono un dettaglio nel quale si dice che Ascanio Condivi, che era l'allievo preferito di Michelangelo Buonarroti, aveva vissuto in quell'appartamento lì nel 1551. Allora, presi dalla curiosità, si mettono a studiare, da archivio, studiare da di là, finché scoprono che c'è una falsa parete dentro questa soffitta. Dentro questa falsa parete, che riescono ad aprire facendo una fatica immane perché non c'era luce, niente, trovano che c'era il diario segreto di Ascanio Condivi, appunto l'allievo di Michelangelo, quello che ha scritto la vita di Michelangelo Buonarroti. Leggono questo diario e imparano che il maestro, all'età di 74-75 anni, già in età avanzata, era rimasto due anni in quell'appartamento lì di Ripa Transone perché si doveva curare la renella, perché c'era un'acqua miracolosa nel paese. Naturalmente è un romanzo e quindi tutto viene riportato al ritrovamento poi di un'opera d'arte di Michelangelo che no, è ancora sconosciuta e che viene ritrovata all'interno di questo palazzo. Tutto questo serve per stare meglio durante il Covid, secondo il mio modesto parere, perché è una lettura tranquilla, almeno dalle recensioni che mi sono arrivate fino adesso sono tutti molto contenti, perché non ti dà patema d'animo, capisci? È una lettura tranquilla, serena, nell'abito ripeto di questa storia di questi due giovani che si conoscono da una vita e alla fine si mettono insieme inevitabilmente, perché la storia deve essere questa. Luogo interessante, perché quando ero giovane, sposato da pochissimo, mia madre d'estate andava con le sue amiche, mia mamma era vedova, poveretta, perché mio padre è morto negli ultimi mesi della guerra, andava a trascorrere le vacanze nel mese di agosto in questo paesino di Ripa Transone, e abitava, guarda caso, nello stesso appartamento abitato poi da Condivi, cioè che Condivi aveva abitato tanti anni prima. Quindi io l'ho ambientato lì perché ricordavo proprio con grande piacere questo posto, questo paese medievale bellissimo. Ho già parlato anche col sindaco, che è stato entusiasta, che gli abbia inviato copia per conoscenza di questa roba, e lui voleva sapere anche lui perché l'avevo ambientato lì in questo paese, perché è un paese medievale di una bellezza di quelli proprio tipici delle Marche, sai, là in alto nel cucuzzolo, così che si vede. Allora ho deciso, un po' anche pensando al periodo di mia mamma, di ambientarlo lì, con le mangiate, i cibi di quelle terre, naturalmente, del ciauscolo, tutto quanto. Siamo in provincia di Ascoli, cioè proprio a pochissimi chilometri da San Benedetto del Tronto, quindi anche una zona molto, molto bella, come mare, come colline, come tutto. Storia dell'arte è sempre stato un po' il mio interesse, un po' il mio filone, cioè cercare un personaggio storico, trovare un buco nella sua storia temporale, e questo personaggio storico, infilare dentro il mio romanzo, la mia storia. È un po' quello che mi ha chiesto l'editore, tant'è che il prossimo sarà ambientato a Bologna, anche quello avrà sempre questi due personaggi, perché facciamo il sequel.